Bentornati ragazzi su Officina del Pilota, oggi Civic EP3 Type R pre-restyling. Motore leggendario K20 2000 aspirato, 4 cilindri in linea, 200 cavalli, VTEC. Siamo a bordo con Fabrizio, il proprietario, che ha fatto, a mio avviso, le giuste modifiche che vanno fatte su quest'auto, ovvero assetto, semi slick Toyo R88R, poi ha camber kit hard race, barra duomi OMP, barra antirollio giapponese, scarico per essere il giusto tamarro. Ho voluto conservare lo stato originale della macchina. Oddio, originale. Vabbè. Sì, diciamo originale, quasi originale la macchina. Nei primi anni 2000, quando è uscita, è stata molto criticata per via del suo baricentro più alto rispetto ai modelli precedenti e soprattutto per via del fatto che esteticamente parlando aveva una linea meno accattivante. Difetto a mio avviso compensato dall'incredibile accoppiata motore-cambio, sembra una moto. Ricordiamo anche la pubblicità, Valentino Rossi che diceva, se te la ricordi. Non me la ricordo. Dice è come guidare una moto, perché a ogni fermata lui metteva fuori il piede. No? È vero, è come una moto, l'erogazione del motore è tipica Honda, molto piacevole, pulita, ma manca un po' di coppia. Confronto anche agli altri 2000 della stessa categoria, stessi anni, ha comunque più coppia e più cavalli. La macchina comunque resta, secondo me, una delle più sottovalutate attualmente, almeno, anche se poi ho visto che in realtà i prezzi stanno salendo, si sta valutando. Hai fatto anche qualche modifica estetica, che poi in realtà è semplicemente il cambio del treno di cerchi, che sono Z super leggera. Ultra leggera nei leopardi. Ora siamo su strade che assolutamente non sono le sue, soprattutto con questo assetto. Sì, è un yellow speed con regolazione altezza e compressione, con camber plate davanti su Uniball, quindi permette una regolazione del track day niente male. Di la verità, ti diverti in pista. Mi diverto. Una cosa che ho ritrovato anche nell'S2000, il terza quarta, che praticamente è un click. Sì, senso, cioè, nonostante questa al cambio alto, per la prima volta penso che Honda abbia fatto una cosa del genere. Sì, è una posizione non convenzionale, sì. Che però, diciamo che ecco, forse a livello estetico non apprezzo personalmente, però quando poi ti siedi dietro al volante in realtà capisci perché l'hanno messo qua. È tutto a portata di mano, io non devo allungare il braccio, non devo fare niente, che sia la quinta, che sia la prima, che sia la sesta, posso mettere tutte le marce senza allungarmi troppo. Ok, tutto molto bello, ma come va? Beh, comunque non parliamo di tantissimi cavalli, sono 200 cavalli a cui va portato rispetto come per tutte le auto, però insomma ti permettono tanto, ecco. Sì. Mi piace molto l'erogazione del motore, ma questo lo diciamo in continuazione, soprattutto quando abbiamo davanti il marchio Honda. E lo sterzo in questi 2-3 cambi di direzione l'ho sentito leggermente in ritardo. Non c'è un feeling subito. Esatto, diretto. Però penso comunque che, ecco, poi una macchina, io e Matteo lo diciamo sempre, per conoscere veramente una macchina la dovresti guidare 8 ore al giorno per almeno 3-4 giorni. Assolutamente. Altrimenti non puoi parlare. Però per quello che è il nostro piccolo test drive, le prime impressioni sono queste. Il sound è imbarazzante. Diciamo, questo non gli manca. Mamma mia ragazzi. E comunque adesso sono a 3000 giri di terza in salita con l'aria condizionata e tutto quanto, non sono full gas e la macchina sale. Quindi questo lamentarsi generale della mancanza di coppia è vero, perché comunque bisogna essere oggettivi. Certo. Però è comunque molto sfruttabile la macchina, non ha chissà quale problematica, anzi, sentiamola. Il cambio è fenomenale. Mamma mia il cambio, mamma mia ragazzi, ma che cos'è? È un bisturi! Ancora i brividi, nonostante ce l'ho da 2 anni. Una cosa che ho notato, e anche adesso
in questo, diciamo, piccolo sparo. Lo sterzo mi sembra un po' troppo leggero. Diciamo che in pista con un setup diverso di pressioni si nota di meno, e diciamo con delle modifiche forse migliora. Questo è la classica macchina che ti fa dire che non servono 400 cavalli per divertirsi. Molti le fanno anche turbo, soprattutto in Inghilterra. Ma prestazioni super. Se devi andare a fare il tempo in pista, ok, può avere anche senso, ma diciamoci la verità, ma quanto ti diverti con una macchina come questa, stock, con quindi l'affidabilità onda? Sì, 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 assolutamente. Ti vai a fare il tuo track day con i piccoli accorgimenti del caso, che possono essere l'assetto, l'irrigidimento della macchina, del telaio e una buona gomma. Secondo me, a livello di divertimento non ha pari, ce ne sono poche che possono darti questo tipo di emozioni con così poco. Comunque, per essere nei primi anni 2000, l'aria condizionata congela. Hai sentito che c'era? È bella perché è un'auto sfruttabile al 100%. In pista immagino che tu possa stare per gran parte del circuito full gas. Assolutamente sì, parlando di Vallelunga ovviamente. È una macchina che va portata per essere capita al 100%. Assolutamente sì, si va guidata e va capita questa caratteristica dei alti giri, essendo aspirata. Se l'avessero fatta come la GDM, quelle piccole modifiche che ho fatto non sarebbero state neanche necessarie, perché la giapponese già delle barre antirollio diverse, ha un differenziale, e quarta e quinta e sesta più corta, è un altro motore perché non è il K20A2 da 200 cavalli, ma il K20A che monta anche la Integra DCC. È un'altra macchina, quindi, dai, esatto. E ovviamente i bravi giapponesi se la sono tenuta per loro. Ma perché? Ovviamente. Perché non ce le mandate pure a noi queste macchine? Noi le apprezziamo. E poi dalla pre-restyling alla restyling che avevo anche prima, cambiano dei particolari estetici, fari, fanali, paraurti, queste cose qua, insomma, anche scatola sterzo e il cambio, che la restyling ha un doppio sincronizzatore in confronto a questa che è monosincronizzatore. Io adesso mentre tu parlavi mi sono un attimo sciolto. Ho visto. Ma che bella, porca miseria! Quando attacca il VTEC si sente, eh? E comunque dobbiamo considerare sempre che noi stiamo parlando di un'auto tra virgolette alla portata di chiunque, perché anche quando è uscita non aveva un costo elevatissimo. No, la fattura dell'ex proprietario, che io ho la fattura, sì, 23.000 euro mi sembra con l'antifurto d'accessorio. Poi andiamo a guardare, mi è venuta curiosità anche a me. Ragazzi, ma che tempi erano quando potevi andare in concessionaria e comprare nuove auto come queste? Ancora ce l'ho. Che ne dici? Ti è piaciuto sto video? Molto, mi è piaciuto, sei stato bravo, la macchina è molto interessante, suona da paura. Sì, devo dire che mi ha lasciato una bella sensazione addosso, non è male. E stai a fare con quel volante in mano? Lo sai che non è per niente male, è bello leggero poi, guarda che roba. Certo che è leggero, è tutto in carbonio, c'ha anche lo sgancio rapido, sì. Se noti, anche questi sono i due volanti che monto sul Mini. Uno per la sera con la moglie in pelle, invece l'altro in carbonio più leggero con il grip in Alcantara, sempre dotato di sgancio rapido che ti permette uno di intercambiare i volanti senza problemi, due che se magari pure ti rubano la macchina lo sganci anche quello conta, sono identici tra loro, questo addirittura ha montato il clacson qui, mi piacciono perché cambiano molto lo stile di guida, non soprattutto quello a calice. Tu che hai le gambe molto lunghe, esatto. Come ti sei trovato? Molto molto bene, perché riesco ad avere il volante più vicino al petto, nonostante le gambe comunque sono lunghe, e bella, la guida è proprio più racing. Bello anche il grip, sì, il diametro, insomma sono giusti. Questo, se ci fate caso, invece ha il fondo piatto, per una trazione anteriore secondo me è l'ideale, mentre quello lì è rotondo, quando uno vuole andare di traverso lo lasci e quello rotola, che è una bellezza. In ogni caso, signori, trovate questi volanti su www.simoniracing.com, potete utilizzare il mio codice sconto ODP15 per acquistare il volante, lo sgancio rapido e anche il clacson, così funziona tutto, sono fighi. Vi consiglio anche di seguire Instagram Simoni Racing Official, e detto ciò non ci rimane altro che chiedervi un bel like, iscrivetevi al canale per forza, siamo a 95.000
Quindi siamo arrivati, dai. Poi un bel commento, perché insomma vogliamo sapere cosa ne pensate della Civic, senz'altro. E basta, dai, ringraziamo Fabrizio. Assolutamente sì, grazie, bello. Ciao cari. Ciao ragazzi. Ah, oh, Francesco. Ah, bello. Noi vi vogliamo bene a tutti, dal nord, dal sud, da Sicilia, da Sardegna. Ciao.